La cifra più importante che ci sia, a parte che se quella di Rise in Time, c'è più, ma perché si ottiene il direttore Cora, noi abbiamo una più diversa. Il primo che ha dovuto quindi premessa a fare campione, lo conoscete tutti, è degli amici di tutti noi. The Great Stardom, ragazzi! TG sta facendo il suo ingresso, il campione God of Sun, perché? Che ne dica Cobra, il direttore? Noi abbiamo già un campione, oltre a quello che ancora daremo stasera, abbiamo il campione God of Sun, TG, che in questi mesi ha difeso la cintura innumerevoli volte, portando onore, prestigio a quella cintura. Adesso è qui per difenderla ancora una volta. Eccolo qui quindi il campione TG che si presenta a salire sul ring, lui che è il God of Sun Champion. Il pubblico è impazzito per lui, come sempre, fondatore della FCW, di cui è ben 8 volte campione. Ha sconfitto grandissimi nomi del wrestling internazionale, Juventus Carrera, Joey Legend, Red Devil, Will Ospreay, Zack Gibson, Jelly Hero, eccetera eccetera. Uno dei migliori wrestler del panorama italiano. Assolutamente. Uno dei più vincenti del panorama italiano. E stasera è qui ancora per stupirci e per divertirci. Introduciamo ora il suo l'avete visto prima. Tornerà ancora a settembre, intanto vuole aggiungere un'altra cintura sopra la S. Chiamiamo quindi sullo stage The Fallen Hero of Hungary, Icarus! È proprio la freccia dell'Ungheria, Icarus! Eh sì, il campione FCW Tag Team, quindi l'abbiamo visto conquistare insieme al suo compare i titoli Tag Team nel pre-show e adesso si avvia verso il ring per portare a casa un'altra importante cintura, ovvero quella della God of Sun. Nel costume ha il tricolore, ma come vediamo è la bandiera dell'Ungheria, non quella italiana, anche se potrebbe ingannare. E stasera, ragazzi, Icarus vuole fare doppietta, vuole uscirsi dalla Rising Sun con ben due nuovi titoli. Il titolo FCW di coppia ha già guadagnato e adesso l'occasione di vincere anche il God of Sun. Sto pensando con una noia alla caviglia che si porta dietro, veramente incredibile. No, non si parte, chi è? Mischio Mihajlovic! Ecco perché c'era il nostro Fabio Tornaghi a fare le introduzioni. Mentre nel frattempo sull'ingresso di Mihajlovic abbiamo un ospite d'eccezione qua al tavolo di commento. Adesso gli lascio il suo posto per questo incontro. A dopo, ragazzi! Benvenuto! Benvenuto! Andrea Malalana, l'arbitro della Rising Sun, è qua. E lo dicevo io, perché il direttore Cobra ha deciso così. Quindi fatemi capire, anche me. No, facci capire tu, visto che sei l'arbitro della federazione. Mihajlovic è arrivato e si è intromesso nel match. Cioè diventa un triple threat. Ma con che diritti, scusa? Con il permesso del direttore della Rising Sun, ovviamente. Quindi ancora ne hanno combinato un'altra. E tu ne sai qualcosa? Soprattutto dopo il main event della puntata scorsa. Ma anche Maniero che prima vince quella semifinale subito dopo il match di McKee. Ne abbiamo parlato, sì. Tu che cosa ne pensi di questa cosa? Ho visto molto combattuto nel contare il tre finale. L'ho trovato ingiusto per McKee, assolutamente, non meritava di fare il match immediatamente dopo il quarto di finale. Non mi è sembrato giusto.
esattamente, è stata una finale del torneo, è stata decretata una finale del torneo falsata per quanto anche secondo me, sì, perlomeno Manero non ha dimostrato sul ring di meritare la vittoria, né chi meritava un match pulito. Mentre adesso abbiamo sul ring Mijatovic, che a quanto pare vuole prendersi la cintura e praticamente metterla nel frigo, cioè toglierla dalla piazza, perché Cobra non riconosce il valore di quella cintura. Quindi non solo vogliono monopolizzare il sito Rising Champion, ma vogliono anche portare via le cose che stanno a TG. Esatto, queste sono le loro intenzioni. Però contro di lui ha TG e a Icarus, che sono due fenomeni. Ecco, forse TG e Icarus dovrebbero capire questa cosa e equalizzarsi all'inizio contro Mijatovic. Sì, almeno fare fuori prima Mijatovic e poi vedersela fra di loro. Esatto. Però non sembra così, qua TG e Icarus saldranno di santa ragione. Attenzione, perché è stato colpito di e poi schiantato a terra da Mijatovic, che però viene preso dalle spalle. Mamma mia, che chop da parte di Icarus alla schiena di Mijatovic. Questa l'ho sentita anch'io, mamma mia. Eh sì. E giustamente c'è Icarus che dice: no, bello mio, se vuoi portare a casa il titolo te lo devi giocare anche contro di me. Quindi sarei stato messo in questo match per un Icarus della dirigenza. Mamma mia, che chop! Oh, facciamogliela vedere! Basta! Il pubblico è in pisipiglio! Ah, Mijatovic qui è furbo, riesce a mandare Icarus all'angolo, poi un dropkick da parte di Mijatovic. Un Icarus che ricordiamo è anche a mezzo servizio, tra l'altro, sì, perché viene da un infortunio, esatto, avvenuto qualche giorno prima, fa, nella federazione inglese. Nonostante questo, sta comunque mettendo una prestazione di gran livello. Adesso sul ring sono rimasti Mijatovic e TG. Mamma mia, sono solo due eventi con questa dittatura di Cobra, io mi sono già stancato sinceramente. Guarda, spero che nel main event le cose vadano in maniera pulita e che non cerchino di fare qualche altro sotterfugio. Sì, ci sarò io nel main event. Dai, allora confidiamo in te. Confidiamo in te, perché cercherò di far andare le cose più pulite possibili. Nel frattempo concentriamoci su questo match che vede il God of Sun Championship in palio. Sì, esatto, perché qui intanto vediamo The Greatest TG vedersela contro Mijatovic, mentre attenzione, perché Icarus non si sa, è stato lanciato fuori al ring, però non fa più parte della contesa. Ah, mamma mia, qui scambi devastanti che fa TG e Mijatovic, colpi durissimi, entrambi i petti sono viola, Paunazzi, oh mio Dio, che gomitata in faccia, incredibile. Qui il pubblico è in visibilio per l'azione della Rising Sun stasera, che show incredibile, sentite veramente dall'inizio alla fine, hanno tirato fuori delle prestazioni bellissime. Sentite le deghe che si stanno dando intanto in questo momento, sono entrambi rossi, guardate i loro colpi, sì, arrossati completamente. E qui attenzione, c'è una running power slam che Mijatovic, 1, 2. Non no. C'è il 3, dice il nostro amico Andrea Cesano, il mio collega che sta facendo un buon lavoro stasera. Però attenzione, perché è incarnata, è tornato. Dita negli occhi, però qui Cesano deve fare qualcosa. Anche se è un triple threat, ricordiamo, in effetti è un match senza squalifica, quindi non può neanche fare un gran tempo. Oltre che Red Arguirre non può fare niente. 1-2 niente da fare, però si deve andare avanti per forza. Se continua Mijatovic non finisce l'incontro. E ovviamente Mijatovic sfrutta fino alla fine del regolamento, come è solito fare degli adepti di Cobra dopo tutto. Ma qui TG è partito con le sue proiezioni classiche. Terzo German suplex. E poi c'è qui 1-2. Oh, vicinissimo alla difesa del titolo TG. Però non è bastato per mettere il capo a Mijatovic. Attenzione a Icarus, no, non passa la sua elbow. Fisherman suplex. E qui i suplex city. Another suplex. Ogni suplex, ogni tipo di suplex da parte di TG. C'è anche il German. Eccolo. Sì, col ponte. Spettacolo. 1-2 niente, però attenzione. Icarus riesce ad alzare la spalla nuovamente. TG è una suplex machine questa sera, che neanche Taz. C'è il 3, Mijatovic ancora una volta riesce ad interferire. E questa attenzione, perché poteva essere la fine, perché sappiamo bene che Lionsault è una delle manovre finali di Greatest. Assolutamente.
specialmente con un Icaro sapendo di servizio, lo vediamo che lì si tiene la gamba, ma attenzione! Oh, Olympic Slam! Olympic Slam di Mijatovic! C'è il P su TG, attenzione, 1, 2! C'è Icaro! Ancora Icarus, quindi si continua il titolo del God of Champ, di God of Sun, comunque resta ancora nelle mani di TG, perlomeno ancora per adesso. Ragazzi, le gomitate che tira Icarus. Oh, oggi le gomitate! Mamma mia! C'è il pin, un'altra volta! 1, 2! No, il pubblico è invisibile per questo match, forza Nicola di Sisotto! Ma tutto lo show veramente fantastico! Bellissimo, io sono veramente onorato di essere qui al commento di questo show meraviglioso, mamma mia! Comunque io volevo dire che anche il pubblico del santuario è davvero un pubblico delle grandi occasioni. Assolutamente. Di intenditori, grandi insolenti. Attenzione, Lato Sanchez, Paolo, questo è il migliore di TG! E va a segno! Potrebbe essere la fine! 1, 2 e 3! Attenzione! TG è il campione! Mijatovic la prende in saccoccia! TG rimane campione God of Sun! Tutti gli anni sono God of Sun! Esatto! E quindi la cintura resta nelle mani di The Greatest! Mentre... Bravissimo anche Tornaghi, come il announcer, Grande Tornaghi. Mentre Mijatovic se ne va, e mi sa che Tornaghi dovrà restare il ring announcer per il resto della serata. Ecco, perché non lo vedo ridotto bene Mijatovic. Probabilmente sì. Il pubblico riserva grandi cori per Icarus e implora di tornare, e sono sicuro che tornerà sicuramente in FCW a settembre, perché ricordiamo è anche campione di coppia FCW Icarus insieme a Dover, e dovrà difendere le cinture. Assolutamente, noi vogliamo le stelle dell'Ungheria ancora una volta qui in Italia. E per fortuna Mijatovic non è riuscito a portare via il titolo God of Sun a TG. TG è ancora campione, è fallito il piano di Cobra. E ora rimane l'ultima domanda: riuscirà Mijatovic con Cobra a portarsi a casa il Rising Championship? Lo vedremo nel nostro main event. Grandissimo TG, anche qua da noi. Grandissimo TG che resta campione God of Sun.